Ciao, eccomi tornata. Parrucchiere, sopracciglia, manca il trucco. Vediamo un po' una cosa. I nostri trucchi veloci veloci. Attacchiamo i capelli. Ho avuto una reazione bruttissima alle mascherine, quindi metto un po' di crema idratante come base. Non che non la metta, anzi, sulla sera metto qualcosa di naturale alla camomilla, alla calendula per disinfiammare un po'. Credo sia stata, anzi, ne sono certa che siano state le mascherine perché le ho portate per tanto tempo ed è soltanto qui. Vediamo un po'. Intanto ci mettiamo una base. Stai su. Per la prima volta ho fatto mettere, dipingere, tingere, colorare un po' le sopracciglia e l'effetto mi piace moltissimo, così non devo usare più lo spazzolino almeno per un paio di settimane. Allora, che ancora ce lo possiamo permettere, mettiamo un po' di questo fondotinta e devo capire se questo mi ha fatto questa reazione. Non lo so, ora proviamo. È molto chiaro come avevo detto, quindi lo posso mettere ormai per pochissimo tempo. Anche se oggi c'è una bruttissima giornata. Due pump. Che poi mi chiedono: ma che significa? Ok, cerco sempre di metterne il meno possibile. Che non mi piace l'effetto ultra coprente. Un piccolissimo pump preso col pennello già coperto più di mezza faccia. Sì, due pompe sono più che sufficienti. Ho visto che il video spesa è piaciuto tantissimo, ma sono contentissima. Ma perché a me piace un sacco poter fare questo, mi piacerebbe fare le ricette. Però devo capire come, perché non ce li ho tutti i programmi da seguire. Vediamo, che oltre al trucco io adoro cucinare, per chi non lo sapesse. Allora, settiamo con un po' della solita cipria dell'Astra. Sono un fantasma, ma vi assicuro. Ho sbagliato pennello. Magia, pennellozzo. Non metto correttore perché non è talmente coprente questo fondotinta che io credo che quest'inverno sia perfetto. Altrimenti io non riesco a comprare fondotinta online perché non riesco a indovinare la colorazione, purtroppo. Così è. Quindi dovrò andare in qualche OBS per cercare una colorazione più scura. È sempre prima da capire se non è stato questo a farmi allergia. Però non credo. Ho portato proprio per 2 giorni interi. Sto mettendo il primer sempre della Kiko. Poi però di questo ombretto, vedete la colorazione? Cioè questo mi è volato nel lavandino, è finito. Però mi è rimasto il primer. Devo dire che ne ho presi un paio di questi ombretti cremosi e vanno bene, però forse li userò di più d'estate. Per quei trucchi
velocissimi che con l'abbronzatura stanno bene. Credo proprio di sì. Ok, che facciamo? Proviamo a far finire questa terra che non mi piace per niente. Cioè, mi piace come ombretto. Ma divento tipo rosa. Monete. Poi spolvera tantissimo, anche se cioè, molti prodotti dell'Astra io li adoro, ma questa non mi è piaciuta proprio. Mi dispiace. Non so come riprenderla poi. Niente, divento arancione. Ultima volta che la usiamo. Non lo so, io non sono forse per le terre. Tanto quella della Kiko è un po'. L'effetto mi piace di più. Qua, vedi, mi fa lo stacco. Va bene, non sorvoliamo, cioè, non ci blocchiamo su questo che già sono passati 6 minuti e quindi andiamo avanti. A caso ho preso la palette Revolution Rachel con questi colori. Naturalmente non andrò a usare il fucsia, ma penso che userò un po' questi colori. Vediamo come si comportano. Allora. Inizio con questo. Anzi, prima metto questo. Prima metto questo perché ho notato che facendo due, uno e due prima e dopo, due colori di transizione, non viene male. Vediamo che succede. Questo è proprio rosa. Devo dire che devo farne uno più chiaro che tende verso più sopra e quello scuro un po' più all'interno. Ricordo sempre che non sono una professionista. Ma mi sto adoperando. Devo dire, per divertimento mi piace un sacco. Così, leggero, leggero. Con lo stesso pennello prendo quello un po' più scuro che è il mattoncino. Vediamo. Cominciamo dall'esterno. È come se volessi ricalcare quello. Però vado un po' più dentro. Qualcosa di più scuro. Però è bello l'effetto, è ancora molto più ombra, vedete? Questo è con due transizioni, questo è uno. Mi piace l'effetto che fa, devo dire. Poi lo ricalchiamo un po' appena facciamo il resto. Quasi a coprire tutta la palpebra anche mobile. Cioè alla fine finisce così. Allora, che poi mettiamo un bel colore shimmer. Ok. Ora andiamo con lo shimmer e metto questo chiaro.
metto con le dita, col polpastrello, perché ho notato che gli scimmiano. È bello, si vede. Bello, veramente bello. Wow. Sì. Queste palette sono sorprendenti, ragazzi, per quanto sono costate. Vi ricordo 4 euro a palettina. Io devo dire che non posso fare i paragoni con quelle che costano 50 euro perché non ne posseggo e non credo che in questo momento mi possano interessare. Però mai dire mai, possibile che trovi qualche sconto interessante. Però devo dire che queste valgono tanto. Questo color oro chiaro è fantastico, veramente. Fanno, spolverano un po', questo sì, ma d'altronde. Ora, con lo stesso pennellino io ne prendo un altro po' di questo chiaro e li unisco. Prendo lo stesso pennello perché anche se c'è un po' sotto quello scuro a noi non interessa. Mi serve solo per togliere il distacco. Che carino questo. Molto neutro. Siccome è tutto molto chiaro, io voglio provare a mettere questa puntina di più scuro qua. Vediamo. Questo è un bronzo. Lo metto leggermente qui. Non riesco a vedere con la luce se di qua ce n'è di più o di meno. Riprendo il pannellino. Con il quale ho sfumato tutto. Riaccendo un po' l'angolo con quello chiaro che avevo messo all'inizio. Ogni volta non mi porto mai. Mi sono innamorata della matita cioccolato dell'Essence. È bellissima. Ve lo ricordate sempre che io mi scordo a mettere il colore giù. Non me lo ricordate?
usata mai. Continuiamo con la matita. Non sbava per niente. Infatti, quando potrò andare a prenderla, prenderò anche nera. Continuo. Il problema è che si deve, perché comunque è un cioccolato, non è un nero, si deve ripassare più volte. Mascara Kiko, quello di 2 euro. Stiamo parlando di Kiko 2 euro, fuori produzione. E io 2 euro ne ho comprati un paio. Naturalmente non farò le sopracciglia. Fatto, andiamo a blush sempre Essence. Illuminante e abbiamo concluso, forse. Ci mettiamo un po' quello. Sono fantastici. Si vedono? Sì. Sempre Essence. Prendo un po' quello rosato. Dato che ho messo il blushino rosato.
Ah no, devo mettere. Oggi mettiamo un po' di idratante nude essence. Anche questo il colore è troppo chiaro. Per me va super bene. Sciogliamo i capelli. Sempre 20 minuti, vorrei farli più brevi, ma niente. Allora, questo è il trucco di oggi. Bello, mi piace. Abbiamo fatto un po' i toni del bronzo e del rosato. Con la doppia transizione sembra che sia quasi un po' rame arancio, non lo so, però è molto bello. Fatemi sapere se vi piace. Alla prossima!